Ciao ragazzi e bentornati sul mio canale. A maggio pubblicai un video su Giolitti per la serie The Italian Politician of the Week, dove ogni settimana dedicavo un breve episodio a un politico italiano storico o più recente. La serie è in inglese e per quanto essa abbia avuto un riscontro interessante, introducendo migliaia di stranieri alla pazzia presente nella politica italiana, ho deciso di concluderla l'estate scorsa per iniziare a fare contenuti nella mia lingua madre. In questa serie ho affrontato molti argomenti che vorrei riprendere in un futuro prossimo e oggi parto con l'età giolittiana perché di quel video vado molto fiero. Il periodo storico lo trovo molto interessante e anche perché molti di voi volevano che ne parlassi. Ricordatevi di mettere mi piace e di iscrivervi al canale se siete nuovi e guardate i link in descrizione per il canale Discord e la pagina Subscribestar. Senza ulteriori indugi, direi di iniziare. La nostra storia inizia nel 1870, dopo molteplici conflitti che hanno visto come protagonisti il generale Giuseppe Garibaldi, il re Vittorio Emanuele II e il presidente del consiglio Camillo Benso Cavour, il termine Italia passa dal riferirsi ad una vaga espressione geografica ad un'entità nazionale vera e propria, al confine con altre grandi potenze europee sotto il controllo dei Savoia. Dal 1848, con la firma da parte di re Carlo Alberto dello Statuto Albertino, il Piemonte era diventata una monarchia costituzionale dove un'assemblea legislativa veniva eletta periodicamente dai proprietari terrieri del regno, ovvero circa il 5% della popolazione. Questa pratica fu mantenuta e applicata al resto della penisola dopo la conquista, ma dopo l'occupazione dello Stato Pontificio, Papa Pio IX si rifiutò di riconoscere la nuova nazione e dopo qualche anno annunciò ai fedeli di boicottare il nuovo regno, invitando i cattolici a non votare, dichiarazione denominata il non expedit. Questa misura meschina ha portato ad un abbassamento ulteriore della base elettorale, che scese fino al 2% della popolazione. I parlamentari, per i successivi 30 anni, verranno eletti esclusivamente dalle classi istruite e laiche di una nuova nazione sottosviluppata, non il massimo a livello rappresentativo, ma era pur sempre un inizio. All'epoca non c'erano partiti, ma la maggior parte, se non tutti i parlamentari, erano ricchi, liberali, classici, monarchici. All'epoca essere un politico, nonostante fosse una posizione di potere, non garantiva uno stipendio, quindi le uniche persone che potevano permettersi di essere elette erano pochissime, cementando ulteriormente il divario di classe e creando un habitat perfetto per la corruzione. In seguito verrà introdotto uno stipendio per scavalcare questo divario economico. I primi 10 anni del regno furono caratterizzati dagli anni della destra storica, composta dai liberali di destra che erano alla maggioranza in Parlamento. In quegli anni avvenne la piemontizzazione del paese, dove le leggi sabaudue furono imposte al resto dei territori, con le buone e con le cattive, ma soprattutto le cattive. Il brigantaggio al sud era comunissimo e dopo la legge Pica del 1963 molti di questi ribelli furono uccisi e i loro villaggi rasi al suolo dall'esercito italiano. Fu introdotta inoltre la tassa sul pane per ripagare i debiti accumulati dalle spese militari dell'unificazione. Dopo il 1870 le prime idee di sinistra iniziarono a diventare popolari anche tra i benestanti e questo permise ai liberali di sinistra di subentrare alla maggioranza precedente. La sinistra storica introdusse le basi per un welfare, istruzione pubblica e le pensioni per venire incontro alle esigenze della nuova classe operaia che si stava sviluppando con l'arrivo della seconda rivoluzione industriale, soprattutto in Nord Italia. Il regno iniziò ad espandere i propri confini, contribuendo alla colonizzazione del continente africano insieme all'Inghilterra, la Francia, la Germania e altre potenze europee. I due volti responsabili dei primi sviluppi, segni di crescita, benessere e internazionalizzazione dell'Italia sono stati i premier Agostino De Pretis e Francesco Crispi. Il primo divenne il padre della scuola pubblica italiana, introdusse tariffe che hanno contribuito allo sviluppo del settore industriale italiano e fu lui a rimuovere la tassa sul pane. Crispi invece era l'uomo delle riforme civili, attributo conferitogli dall'abolizione della pena di morte e l'introduzione del diritto di sciopero. Molti danno merito a Crispi anche per la creazione della triplice alleanza del 1882 tra Germania e Austria e fu anche uno dei maggiori sostenitori della colonizzazione italiana in tutto il Corno d'Africa. Crispi cadde in disgrazia nel 1891, quando emerse una forte crisi di bilancio. Il premier si dimise dopo che il Parlamento si rifiutò di approvare i suoi aumenti delle tasse per finanziare le campagne militari e le riforme welfare. Antonio Starabba Rudini prenderà il suo posto. Esponente della destra storica, Rudini accettò l'incarico con l'intenzione di risolvere la questione economica tagliando la spesa pubblica. All'inizio si pensava di ridurre i fondi per l'esercito, ma il re Umberto I era fortemente contrario.
sanitario, quindi invece di aumentare le tasse ai ricchi si pensò di togliere i fondi alla sanità pubblica e altri servizi welfare per i meno abbienti. Purtroppo gli investimenti dedicati a questi settori erano già piuttosto bassi, quindi il bilancio rimase malsano. Rudini si dimise nel 1892 per non essere riuscito a risolvere la crisi e subentrò un certo Giovanni Giolitti. Giolitti, il nostro protagonista, era un esponente della destra storica, ma nel corso della sua carriera politica si è guadagnato la fama e il rispetto di tutti per la sua capacità di ascoltare e trovare compromessi. Fin dai tempi di De Pretis, i leader italiani avevano inventato e applicato il trasformismo, un modello politico che consisteva nell'isolamento degli estremi politici e nel concentrare tutto il potere e gli sforzi al centro dell'asse ideologica. È grazie a questa strategia che i liberali di sinistra sono stati in grado di mantenere il potere per quasi tutta la durata della monarchia. Giolitti però aveva una certa dimestichezza per il trasformismo che oggi viene associata tantissimo a lui e il suo modo di fare politica. Rendendosi conto della difficile situazione in cui si trovava, Giolitti, invece di discutere con il Parlamento sull'aumento delle tasse, iniziò a sviluppare un nuovo piano fiscale progressista che avrebbe basato il livello delle entrate sul reddito individuale di una persona. Questa innovazione poteva essere una soluzione per la miseria di milioni di italiani, la crisi economica e l'aumento dei prezzi che stavano iniziando a diventare ingestibili per la gente che spesso prendeva e andava in piazza a protestare. Ogni speranza di qualche miglioramento sparì con lo scandalo della Banca Romana del 1893, dove fu scoperto un illecito dove sostanzialmente la Banca Romana stampava banconote non registrate per coprire determinate imposte fiscali e lacune nel bilancio senza influenzare i tassi di inflazione. Giolitti fu costretto a dimettersi, anche se il suo coinvolgimento, per quanto probabile, non sarà mai confermato come superiore rispetto al resto della classe politica, che molto probabilmente pure era a conoscenza dell'imbroglio. Giolitti fu in questo caso usato come capo espiatorio, ma questa non sarà l'ultima volta che lo vedremo. Il 1893 è stato tra gli anni peggiori della nostra storia contemporanea, caratterizzato da disordini sociali, collassi economici e tanta instabilità politica. Crispi scenderà di nuovo in campo dopo le dimissioni di Giolitti e metterà al Ministero delle Finanze un certo Sidney Sonnino. Sonnino è un esponente della destra storica, la stessa gente che voleva che le tasse rimanessero invariate, quindi la riforma finanziaria di Giolitti fu quasi immediatamente scartata. Tuttavia, nonostante il suo allineamento, il ministro comunque ha aumentato le tasse, facendo arrabbiare tutti senza motivo. Gli studiosi vedono questa scelta come coraggiosa, perché così facendo ha colmato il deficit, ma bisogna comunque sottolineare che Sonnino si è dimesso lo stesso per il contraccolpo del suo operato, conseguenze che forse potevano essere evitate se solo avesse adottato il modello giolittiano. Non so dirvi perché ha fatto quello che ha fatto, ma nonostante tutto, l'Italia è stata comunque in grado di sfruttare la sua ritrovata stabilità economica, riuscendo a far fronte a una ribellione in Sicilia. Tra il 1889 e il 1894, un gruppo anarco-socialista chiamato Fasci Siciliani aveva organizzato moltissime rivolte in Sicilia, riducendo il controllo della corona sull'isola. All'inizio del 1894, Crispi mise la regione sotto assedio e mobilitò 40.000 uomini dell'esercito per reprimere la ribellione. Nel giugno di quell'anno, un anarchico di nome Paolo Lega tentò di uccidere il presidente del Consiglio, ma non ci riuscì, rendendo Crispi più popolare e forte agli occhi del Parlamento e degli italiani. Con il nuovo potere acquisito dal Premier, Crispi decise di adottare metodi ancora più autoritari nella gestione della ribellione. In questo periodo Francesco Crispi, noto politico laico, iniziò inoltre a costruire rapporti amichevoli con la Chiesa Cattolica, a scapito della sinistra storica. Giolitti, al fianco dell'allora leader del Partito Radicale Felice Cavallotti, iniziò ad opporsi apertamente al presidente in Parlamento nelle speranze di ridurne la popolarità. Tra i tanti tentativi di screditare ci fu quella in cui Giolitti rilasciò una serie di documenti che dimostravano il coinvolgimento di Crispi nello scandalo bancario di 2 anni prima. Ma il potere di Crispi era così radicato ormai nelle istituzioni del regno che la giustizia non ha battuto ciglio e l'interrogazione venne archiviata. Nonostante i loro migliori sforzi, Crispi e i suoi nuovi alleati di destra vinsero in modo schiacciante le elezioni del 1895, mettendo la sinistra in una posizione ancora più debole della legislatura precedente. Crispi, se
sembrava invulnerabile, tanto che decise di guidare un'altra spedizione di conquista in Etiopia, dando così inizio alla prima guerra italo-etiope. Sappiamo tutti com'è andata a finire: l'esercito etiope, al comando di Menelik II, con l'aiuto degli armamenti russi, sconfisse l'armata di Crispi nella battaglia di Adwa del 1896, riducendo drasticamente la sua popolarità, la fiducia da parte dei colleghi nei suoi confronti e quindi anche la sua capacità di governare. Crispi si dimetterà poco dopo e al suo posto ritornerà Rudini. Tra il 1896 e il 1898 il nuovo premier vendette alcune terre agli inglesi nel Corno d'Africa e tentò di sopprimere politicamente quel che rimaneva della fazione radicale di Crispi. Rudini lasciò l'incarico nel 1898 a seguito della forte opposizione extraparlamentare dei ribelli operai del nord, che invece supportava Crispi. Per ripristinare l'ordine, il re Umberto I nominerà il generale Luigi Pelò alla guida del nuovo governo, un esecutivo tecnico che metteva da parte la classe politica del periodo. Questo esecutivo, che durerà fino al 1900, era fondamentalmente basato sulla legge marziale. Giolitti, assieme ad un altro moderato chiamato Giuseppe Zanardelli, si oppose fermamente politicamente al regime. Molte restrizioni alla libertà di parola e alle libertà personali vennero introdotte in quegli anni per ripristinare l'ordine pubblico e per la sicurezza, a scapito della libertà delle persone. Tuttavia, questo modello di governance si rivelò nel corso degli anni inefficace, se non dannoso. Alle elezioni del 1900 la sinistra ne uscì vittoriosa, ottenendo la maggioranza parlamentare ed elesse un certo Giuseppe Sarraco per ristabilire lo stato di diritto. Considerando che durante il suo mandato il re fu assassinato e ci fu una grande rivolta a Genova, non è difficile dare un senso alle sue dimissioni nel 1901. Ai tempi questa crisi sembrava non avere fine, ma le cose stavano per cambiare. All'esecutivo successivo Zanardelli divenne presidente del Consiglio e al Ministero dell'Interno ci andò Giovanni Giolitti. Da ministro Giolitti riformò l'amministrazione locale, consentendo ai comuni e città una maggiore autonomia legislativa. Zanardelli reintrodusse anche molte norme sulla libertà personale e approvò alcune riforme sociali e civili che attirarono l'attenzione del Partito Socialista, in particolare di Filippo Turati, capo dei moderati, che iniziò a cercare il dialogo con la sinistra storica, a differenza del suo collega Benito Mussolini, che favoriva il socialismo movimentista. Il Partito Socialista aveva iniziato in questo periodo a istituzionalizzarsi e a candidarsi alle elezioni e Giolitti cercherà di sfruttare i loro disaccordi interni per rimanere al potere e promuovendo anche varie leggi progressiste che piacevano alle correnti più moderate del partito. Giolitti succederà a Zanardelli nel 1903 e, con l'aiuto di Turati, escluse completamente i radicali, approvando riforme sociali e civili, come una nuova serie di permessi del diritto di sciopero. Il metodo giolittiano assumeva caratteristiche del trasformismo e del realismo politico bismarchiano e si rivelò un gran successo nella governance. Nelle elezioni del 1904, tuttavia, Giolitti iniziò a notare un aumento di elettori di estrema destra e nazionalisti contrari alle riforme progressiste che il governo stava attuando. Per contrastare un altro eventuale aumento che potesse sfidare la sua autorità, Giolitti si recò da Papa Pio X al Vaticano, dove fu trovato un accordo per sciogliere il Non Expedit, liberando così una nuova serie di elettori moderati pronti a votare Giolitti alle prossime elezioni nel 1907. Anche se l'esecutivo godeva di una relativa stabilità politica, Giolitti decise di dimettersi nel 1905 con il pretesto di motivi di salute. A prendere il posto nel prossimo anno, o giù di lì, saranno Tommaso Tittoni, Alessandro Fortis e Sidney Sonnino, tutti provenienti da schieramenti politici molto diversi, ma portati a collaborare da Giolitti per raggiungere un obiettivo chiaro: nazionalizzazione delle ferrovie, cosa che era molto popolare tra gli elettori. Nel 1906 ciò divenne realtà e le destre e le sinistre storiche iniziarono a collaborare per affrontare le nuove forze politiche in Parlamento, come i socialisti estremisti, i repubblicani, i radicali e gli ultracattolici. Il terzo gabinetto giolittiano, tra il 1906 e il 1909, è considerato da molti l'apice dell'era giolittiana. Durante la sua permanenza al governo, Giolitti ha riequilibrato il bilancio statale attraverso una serie di riforme finanziarie
finanziarie, che hanno sostanzialmente portato ad un abbassamento dei tassi dei titoli di Stato. Con tutti i soldi in più, Giolitti ha investito in molte opere pubbliche in tutto il paese, anche se per lo più a nord, come quando ha bonificato le paludi di Rovigo e Ferrara e iniziato i lavori per Latina e Foggia, cosa che molti attribuiscono erroneamente a questo tipo capovolto. La grande quantità di nuovi seminativi fu grande per l'economia e per il benessere degli italiani, che improvvisamente ebbero più cibo. Secondo lo storico Alessandro Mola, nel suo libro Storia della monarchia italiana, la lira italiana in quel periodo era più popolare della sterlina inglese, aveva superato l'oro nel suo valore. Giolitti approvò molti programmi economici rivolti al sud, in particolare a Messina, che all'epoca furono colpiti da un terribile terremoto e alluvione. Il piano era troppo piccolo e tardivo per colmare il divario economico tra le due metà del paese, anche se un aiuto sostanziale c'è stato. Giolitti in realtà era molto impopolare al sud perché i suoi interventi ignoravano le zone meno urbanizzate, ma non è questo il punto. Ha anche approvato alcune leggi che regolano il lavoro per i minori e le donne, vietando a questi di lavorare per più di 12 ore al giorno e rendendo illegale il lavoro minorile per i ragazzi che non avevano ancora compiuto 12 anni. Nel 1909 i liberali giolittiani, unione tra destra e sinistra storica ormai, vinsero ancora una volta, dimostrando così che le strategie di Giolitti funzionavano. Sonnino e un altro politico chiamato Luigi Luzzanti gestirono due esecutivi in quegli anni prima che Giolitti tornasse nel 1911. Ci rimarrà fino al 1914. Il quarto governo Giolitti fu il tentativo più vicino e riuscito di coinvolgere il Partito Socialista nel governo, che comunque aveva votato la fiducia parlamentare. Il programma prevedeva varie nazionalizzazioni e l'introduzione del suffragio universale maschile, progetti di notevole valore sociale ed entrambi velocemente attuati. Nel settembre del 1911, Giolitti, spinto però dalle forze nazionaliste, iniziò la guerra in Libia. Il conflitto ebbe notevoli ripercussioni anche nella politica interna, dividendo il Partito Socialista e sottraendolo definitivamente all'alleanza di governo. Turati era fortemente contrario alle imprese coloniali, mentre Mussolini, dopo iniziale opposizione, cambiò idea e diventò più bellicoso e nazionalista. Nonostante le nuove conquiste territoriali, la guerra fu costosa per l'Italia e portò alla perdita di gran parte del vantaggio economico guadagnato negli anni precedenti. All'epoca però il nazionalismo andava molto di moda, quindi l'immagine pubblica di Giolitti non fu troppo danneggiata. Ora, mi piacerebbe entrare nell'intera faccenda della Prima Guerra Mondiale e cosa è successo dopo, ma onestamente sento che questo video è durato abbastanza. Se volete saperne di più sull'Italia un po' prima della Grande Guerra e su cosa venne dopo, allora vi consiglio caldamente il video di Orlando e la prima puntata dei presidenti italiani. Vi avverto però che i video sono in inglese, quindi se volete che ve li traduca fatemelo sapere mettendo mi piace e commentando. Se arriviamo a 30 mi piace vi prometto di tradurre quello di Orlando, link in descrizione. Per ora vi dico solo che Giolitti, dopo una lunga carriera a servizio della nazione italiana, si dimetterà nel 1914 prima delle elezioni e gli succederà Antonio Salandra, che porterà l'Italia in guerra. Il suo ultimo governo fu tra il 1920 e il 1921. Giolitti all'epoca aveva 71 anni, incredibilmente vecchio per quel periodo, ma l'alleanza liberale non aveva altra scelta e lo implorò di tornare momentaneamente per salvare il paese dalla crisi economica del dopoguerra. L'Italia stava attraversando gli anni rossi, caratterizzati da disordini civili e povertà, che alla fine portarono a molte rivolte di estrema sinistra e all'ascesa al potere del regime di Mussolini con la marcia su Roma del 1922. Nonostante l'eccellente gestione da parte di Giolitti della spedizione di Fiume iniziata da Gabriele D'Annunzio, ecco qui il video su di lui sempre in inglese, scusate, Giolitti non è riuscito a ristabilire l'ordine nella nazione ferita dalla guerra. Nonostante avesse inizialmente votato la fiducia al governo Mussolini nel 1922, Giolitti voltò le spalle ai fascisti quando questi uccisero Matteotti e sostanzialmente abolirono la libertà di stampa, la stessa legge per cui Giolitti si era battuto negli anni di Pellò. Nel 1925 gli fu chiesto di iscriversi al partito fascista, ma si rifiutò e iniziò a dedicarsi sempre meno alla vita politica. Morirà nel 1928, dopo aver preso una polmonite. Secondo alcuni giornali, nel giorno della sua morte alcuni fascisti stavano fuori dalla sua abitazione a Cuneo in attesa della notizia della sua scomparsa, per poter festeggiare. Giolitti ha certamente avuto i suoi alti e bassi. Dare un giudizio
giudizio storico su di lui è difficile perché le sue azioni sono difficili da contestualizzare, ma l'impatto che ha avuto sul nostro paese rimane comunque affascinante. Spero che il video vi sia piaciuto, sicuramente mi è piaciuto tradurlo e rivisitare quest'epoca ora che la politica contemporanea sembra così cupa. Come al solito ricordatevi di mettere mi piace, commentate e di iscrivervi. Ci vediamo la prossima volta.